continua per il secondo anno il centro estivo, con l'intento poi di non fermarci solo appunto a questo periodo di vacanza, ma di continuare per tutto l'anno e tenere il giardino aperto il pomeriggio durante la stagione invernale, durante la stagione scolastica, e far sì che le famiglie possano avere il nostro supporto il più tempo possibile. Noi abbiamo da parte delle famiglie una grandissima fiducia, perché i bambini e i ragazzi vengono lasciati sul cancello e affidati completamente a noi. Penso che questo sia, diciamo, il frutto di un feedback molto buono da parte dei bambini, che si divertono, che stanno bene e che soprattutto crescendo, già quest'anno abbiamo per esempio bambini più grandi che aiutano i più piccoli, e quindi che da una parte si divertono e dall'altra si formano anche da un punto di vista educativo. Quindi soddisfatti del vostro impegno in città? Soddisfattissimi. Soddisfattissimi soprattutto grazie alla fiducia e al supporto che abbiamo avuto dal sindaco, dal comune, quindi siamo riusciti e stiamo riuscendo piano piano a creare questa collaborazione pubblico-privato indispensabile per questi contesti. Città educativa e dell'apprendimento col bollo UNESCO. Col bollo UNESCO. Quindi abbiamo ancora un altro riconoscimento UNESCO, ovviamente siamo l'unica città d'Italia che ha ottenuto questo riconoscimento. In passato l'ha ottenuto a Torino, ma è fermo. Il 1-2-3 ottobre si farà a Medellin l'incontro delle città dell'apprendimento, delle città educative che sono state scelte l'anno passato, e io candiderò a Medellin Palermo per ospitare il prossimo anno l'incontro della rete mondiale delle città che hanno avuto questo straordinario riconoscimento UNESCO. L'arte è un po' come il sale, e quindi esalta le pietanze, oserei dire così, in maniera leggera. Fondamentalmente penso che in questo caso, nel mio caso, la pittura possa essere un piccolo contributo in un progetto così grande e importante, e lavoreremo sia di mattina che di pomeriggio in alcuni giorni di luglio e dipingeremo una grande tela che spero possa esprimere bellezza, la bellezza che hanno dentro questi bambini e ragazzi. Questo rappresenta ancora una volta l'idea di comunità che questa città ha e che prova a costruire, dove utilizza gli spazi per i bambini, dove adulti e bambini possono venire, dove la scuola mette a disposizione i propri spazi, la comunità mette a disposizione i propri spazi per costruirsi e vivere insieme. Questa esperienza è un'esperienza bellissima, positiva, che stiamo provando a replicare in altre parti della città.